dietro questa porta basculante c'è la telecamera privata che ha registrato le urla strazianti di dolore di Pierina quella sera del 3 ottobre scorso. 81 passi, 11 box e 3 porte tagliafuoco separano il garage privato con il luogo dell'omicidio di Pierina. Una distanza eccessiva, difficile immaginare che il microfono della videocamera possa aver captato, come ipotizzato in un primo momento dagli inquirenti, anche il rumore del motore dell'ascensore, proprio lì dove la pensionata, testimone di Geova, è stata uccisa con 29 coltellate. Intanto, nel condominio di Via del Ciclamino i rapporti tra le due dirimpettaie, Valeria e Manuela, sembrano non essere più gli stessi. Un tempo amiche inseparabili, alleate contro Pierina, quella suocera che voleva cacciar di casa la stessa Manuela. Oggi le due donne si ignorano. Valeria e Manuela, una affacciata al balcone, ascolta la musica dal suo cellulare, lo punta verso il terrazzo della vicina. L'altra finge di non accorgersi della presenza della sua ex amica. Continua a svolgere le sue faccende domestiche, manifestando palese indifferenza. Valeria, la donna tradita, ferita da quell'uomo che ha sposato nel 2018 e che ora è al centro delle attenzioni degli inquirenti. Valeria, stanca di sopportare questo peso. Ma io sono arrivata alla frutta, voi non avete un'idea di quanto sono fuori di testa. Veramente, lasciateci in pace. State sereni, sì? Serenissime. Come vedete.